Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Superstar Saga. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il nostro arrivo qua sul piano astrale e abbiamo imparato delle nuove mosse che ci permetteranno di andare avanti nella storia. Ma prima di tutto, liberiamo Bowser. La quantità di monete che possedete è 159. Ce ne avete messa? Allora, mi prendo tutte le monete che avete. Fatemi uscire di qui. Cosa? Farti uscire? Io? Aiutare te? Ma cosa dici? Ci hai ingannato! Ma qui non siamo nel regno dei funghi? Non vogliamo stranieri! Aiutateli a casa loro! Allora, livello 3. Ecco. Iniziamo ad usare gli attacchi fratelli. Aspetta, livello 3, perfetto. Così iniziamo già a livellarli. Pam, perfetto. Oh, ma guarda, hai fatto un attacco che non ci ha preso. Quanto c'è rimasto? Dobbiamo già usare uno sciroppo con Mario. Puff, evitato. Luigi ha ancora due attacchi invece. Ecco fatto. Allora, Mario, vai giù di sciroppo. Ah, troppo facile, vero? Allora prova così. Oh, wow. Che colpo micidiale. Perfetto, preso in pieno. Vai, Mario. Pam, distrutto. Ecco fatto. Sì, dai, usiamo. Sì, usiamo uno sciroppo. Puff. Vai, Mario. Ecco, e distruggi. Neanche un colpo. Pam pam. E siamo saliti di livello, perfetto. Mario livello 5. Allora, abbiamo aumentato i punti. No, i punti fratello l'altra volta. Facciamo una sola volta i punti vita per sto giro. Anzi, no, fermo un attimo. Fammi vedere. Ok, l'attacco invece è quello che c'ha più bonus. Andiamo di attacco allora. Ah, pensavo di prendere un 2. Perché vedevo nella lista che c'era, appariva un po' di 3. Invece mi sa che l'ho annullato continuando a fare fuori e dentro. Luigi. Difesa, velocità no. Buffy si è a posto, punti vita. Vedo un 3. Ho visto un 3. Facciamo per te una volta i punti fratello allora. Va bene, 2 ci sto. Ehi! Cacchio, sono morto. Basta, basta con queste ciance. Ecco, questa è una di quelle cose che non ho mai capito. Non ho mai capito perché. Oh, Mario, baffino verde. Ora è il compito di recuperare la voce della principessa Peach. È vostro, tocca a voi. Ah! Questo è un punto che da boh 20 anni a questa parte io ancora mi chiedo perché cacchio la, perché è tornato e l'ha sparato. Non l'ho mai capito. Perché prima ci aiuta e poi spara via Bowser? Non l'ho capito. Boh, io intanto faccio un salvataggio. Ti giuro, in tutti questi anni, da quando me l'hanno regalato e dalla prima volta che l'ho giocato, non ho ancora capito il perché di questa cosa. Non l'ho capito e ti giuro, boh, perché magari alla fine il tizio lì, boh, si è convinto che siamo degli stranieri. Magari il tipo verde non ha mai voluto aiutarci, boh, chi lo sa. Non, ti giuro,
ti giuro che ancora oggi ogni tanto ci ripenso e mi chiedo del perché. Vabbè, guarda. Aspetta, una cosa che non mi ricordo, fammi solo controllare. Ok, salire di livello ci ricarica tutto. Questa è una di quelle cose che non mi ricordavo. Oh, che bel panorama. Molto allegra questa zona. Briganti! Scappiamo, Luigi! Finalmente v'ho trovato. Cosa ne avete fatto del principe fagiolino? Non ci sono dubbi, siete stati voi a rapire il principe, ne sono certo. Ci sono testimoni, confessate, briganti. Trevaro. Cosa? Dite di essere Mario e Luigi? Menzogne, gli eroi del regno dei funghi non verrebbero fin qui per alcuna ragione. Quei due non dicono bugie. Sono venuti per inseguire la strega ghignarda e sono più forti di quel che sembrano. Grazie di aver confermato. Chiedo scusa. Prima, dal villaggio Tiritera mi è giunta la notizia che il principe fagiolino è stato rapito. Stavo solo cercando di capire chi sia il malfattore. Stando ai testimoni, il rapitore del principe fagiolino indossa uno strano elmetto e dice sempre disgustevole. Bene, se scoprite qualcosa fatecelo sapere. Riprendiamo le ricerche. Quindi un principe è scomparso e il tipo dice disgustevole, eh? Chissà se conosciamo qualcuno. Di qua per adesso è chiuso, se non ricordo male. Però andiamo a controllare se c'è qualche oggetto. No, direi proprio di no. Ecco fatto. Quanto siamo di monete per ora? 173. Dobbiamo mantenerne un bel po' da parte per adesso, perché vorrei iniziare, quando potremo, a comprare qualche oggetto. Più avanti, ovviamente. Oh, ma guarda, c'è una X sul terreno. Chissà cosa serve. Qui siamo nel villaggio Tiritera, sulle pendici della montagna Tiritera, ovvero il Monte Sacro. Bene, mi fa piacere. Ognuno dovrebbe salire sulla montagna Tiritera almeno una volta. Si vede tutta Fagiolandia. Bene, guarda, sono contento per voi. Bella casa tua, eh? Un po' spaccata. I cittadini sono molto più modaioli dei paesani, li adoro. Mi fa piacere per te, signora. Guarda, tutti contenti con la casa spaccata, boh. Per recarvi sulla montagna Tiritera potete farvi portare dal drago Linguadunga o andando a piedi. Salire a piedi è più faticoso, ma vi fate portare dal drago e arriverete in un attimo. Bene. Ehi, i confini del villaggio ho visto il principe fagiolino. Ne sono sicuro, uno strano tipo con l'elmetto l'ha portato sulla montagna. Uno strano tipo con l'elmetto, eh? Tu cosa sei, la principessina? Aspetto il drago Linguadunga, ma lui non torna. È partito dicendo di aver visto uno che somiglia al principe fagiolino sulle montagne, ma se non torna lui, non si può raggiungere la cima e non è una cosa buona. Andate a piedi? No? Allora, anticamente in questa montagna, grazie al popolo Tiritera, è fiorita una civiltà, una ricca cultura. Ancora oggi molti sono i misteri. Qua e là si trovano tracce della cultura Tiritera. Ah, certo. Cosa? Volete scendere fino alla città? Allora tenete sempre alla sinistra su questa strada. Ovvero questa qua in basso? Sì, esatto, quella in basso. E allora prima saliamo di sopra. Le scritte sui muri sono tritograffiti, l'antica lingua. Riportano le numerose barzellette inventate dalla città Tiritera. Mi fa piacere per voi. Parabarabam. Siamo i discendenti del popolo che ha sviluppato la cultura Tiritera. Siamo nel cuore di Fagiolandia, ma questo paese ospita molte razze diverse, come la nostra. Benissimo. Bravo Luigi. Allora, fammi vedere, qua si sale di sopra. E allora iniziamo a fare il giro. Ta 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 ta. Funghetto. Tanto nelle prime aree si trovano sempre solo oggetti base, quindi uno, tanto vale prenderli perché si sa mai che possano essere utili. Due, non si lascia mai indietro nulla. Ecco qua, allora. Funghetto, togliamo. Ecco fatto. Allora, 3, 2, 1, vai. Dai però, ogni tanto quando usi sto blocco, non è tanto il controller ma anche nel Game Boy Advance originale, lo faceva veramente. Secondo me non c'era abbastanza tempo per fare sia un salto che il movimento del blocco. Quindi ogni tanto si impallava. Che belli gli spruzzi della cascata. Vorrei poter restare qui per sempre. Inconsciamente è vero, resteranno lì per sempre. Ma guarda, qualcosa blocca la strada. È inutile, anche se mi venite addosso non mi fate cadere.
Ci rivediamo più avanti nel gioco. Cosa abbiamo qui invece? Un ventilatore? Chissà che cosa serve. Ma guarda, Mario può bere tanta acqua e diventare un cinesino. Questa roba mi ha sempre fatto ridere da bambino. Vai Luigi. Che poi è un ventilatore azionato dall'acqua. Allora, questo è un piccolo metodo per ottenere una moneta alla volta. Ogni tanto ti dropperà anche qualche altro oggetto. Sinceramente, non ne vale la pena neanche solo per il tempo di spostare ogni volta Mario e Luigi in questo modo. Però più avanti ci sarà modo di velocizzare il metodo. Non così tanto, ma sempre meglio di adesso. Qua stanno ancora costruendo il ponte. Il ponte è rotto, lavori in corso. Per passare un po' di tempo parla con qualcuno e poi torna qui. Questa è una di quelle cose che ti fa pensare da bambino. Ok, dovrò parlare con tutti, poi magicamente il ponte sarà a posto. No. Ma guarda, una forgia. Questa è la dimora dei fratelli Fabbro, Mazza e Picchio. In questo momento sono usciti a cercare delle rocce necessarie per costruire i loro martelli. Certamente il loro ritorno è prossimo. Sicuramente. Ma guarda, un macigno. Aspetteremo che loro ritornino più avanti. Tra l'altro, aspetta un secondo, posso scendere da qua? Sì, posso farlo. Questa vita paesana è noiosa. Vorrei trasferirmi nella cittadina di Fagiolandia e divertirmi un po'. Te lo sconsiglio, sorella. Te lo sconsiglio. Tu invece? Avete già incontrato Mazza e Picchio e Maestri Fabbro? No, non sono in casa. Ed eccoci arrivati, il confine del paesino. Continuando sempre a sinistra si può scendere fino ai piedi della montagna. Grazie di avermelo detto. Mentre noi, invece, ci salutiamo qui e salviamo. Villaggio Tiritera. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.